buonasera a tutti, grazie al Comune di Poggio Mirteto per questo invito. Io sono particolarmente felice di essere qui per presentare Giuseppe Ferrandino, che è il mio scrittore mito, il mio scrittore preferito. Grazie. Dunque, il film Pericle il Nero, che vedrete, è tratto da un romanzo di Ferrandino che ha una storia molto curiosa. Giuseppe Ferrandino all'origine era uno sceneggiatore di fumetti. Sì. E nel 93, non so se fosse, non era, tu hai scritto, aveva comunque scritto molto, aveva molti libri nel cassetto, ma non aveva mai pubblicato. E nel 93, qual è il piccolo editore che ti ha pubblicato? Metro Libri. Esatto, presso un piccolo editore ha pubblicato Pericle il Nero, che non ebbe una grande eco, lo pubblicò con uno pseudonimo, perché non voleva accavallare il mestiere di sceneggiatore di fumetti, che gli sembrava più fico, con quello di scrittore tradizionale. Se non che qualche anno dopo questo libro fu notato da Gallimard, perché è un noir, e l'ha messo nella sua serie noir, nella sua serie di neri, e in Francia fu notato. Tanto che nel 98 Adelphi, che è un editore, insomma il massimo del massimo, è un editore colto, chic e tutto quanto, lo pubblicò. E questo libro fu un caso letterario importante. Il film è stato tratto molti anni dopo il successo del libro, no? 2-3 anni fa. È un protagonista, Scamarcio, che è un attore famoso. Ora lascerò la parola a Giuseppe, ma il punto è questo, che il libro parte da un presupposto difficile un po' da rendere al cinema, un po' osé, perché il protagonista, Pericle, esordisce spiegando che lui per mestiere fa il culo alla gente. E non lo dice in senso metaforico, lui lo fa veramente, perché è assoldato da un camorrista che gestisce delle pizzerie, e ai pizzettari disobbedienti che non vogliono pagare il pizzo, Pericle va a fare questa operazione di umiliazione. Questa cosa potrebbe risultare volgarissima, invece il libro è straordinario ed è stato così apprezzato proprio perché non lo è, viene raccontato molto freddamente, come se fosse normale, e poi si prosegue invece per un'avventura, perché Pericle, che è questo eroe non tanto eroico, si caccerà nei guai. Quindi la mia prima domanda, siccome le trasposizioni cinematografiche quando si ispirano a un libro forte comunque, da un lato gli sono fedeli, dall'altro lo debbono tradire per forza, perché il cinema, questo film incomincia esattamente come il libro, però poi ci sono delle differenze anche dovute forse a difficoltà, esigenze, che ci dici tu? Sì, il film effettivamente, benvenuto, grazie per le parole gentili che hai avuto, grazie Margherita. Il film effettivamente è molto diverso dal libro, però c'erano sicuramente dei problemi molto grandi da risolvere, e capisco che il regista e gli sceneggiatori abbiano affrontato il problema, la cosa come l'hanno affrontata. E io posso dirti questo, che c'era Dino De Laurentiis, che era un parlo all'imperfetto perché non mi ricordo più com'era, che fa adesso Dino De Laurentiis. È defunto, Dino De Laurentiis. Infatti non è così. Aurelio forse, il fratello. No, Dino, che poi mi commissionò anche una sceneggiatura, una piccola cosa. E Dino De Laurentiis, non si sente bene. No, te lo tengo io alla distanza giusta, vai. Ah, perfetto, grazie. Allora, così? Sì, basta non ti giri. Va bene. E Dino De Laurentiis, quando gli si parlò di fare un film da Pericle il Nero, si mise a ridere e disse che era impossibile. E dico che poi Dino De Laurentiis mi propose del lavoro. Vabbè, sento lo stesso. No, si stanno proprio. Microfono. Non sento? Ah, ecco. Sì, perfetto. Grazie. Dino De Laurentiis, che poi mi commissionò del lavoro, quindi il libro gli era piaciuto molto, disse che, parlo di Dino De Laurentiis perché è sicuramente una persona molto esperta di cinema e di trasposizioni da libri a film, disse che l'operazione era impossibile. Quindi sicuramente Mordini, Scamarcio, i produttori stranieri che hanno fatto il film sono stati coraggiosissimi,
e i problemi c'erano ed erano molto grandi, prima di tutto il problema fondamentale del mestiere del protagonista da rendere visivamente per cosa pressoché impossibile, come lo si poteva fare. Io dico questo, io ho fatto questo libro perché abitavo a Roma all'epoca, e all'epoca mi ricordo che a Roma c'era moltissimo, era molto diffusa questa cosa di dire sempre: io ti faccio un culo così, ti faccio una... E allora io feci questo scherzo di questo protagonista che effettivamente faceva questo mestiere. Ovviamente era paradossale la cosa, è una cosa assolutamente impossibile nella realtà, e lo scherzo letteralmente più o meno funziona, però trasporlo in un film è tutt'altro discorso, e non soltanto dal punto di vista tecnico, ma anche dal punto di vista etico, morale. Come si fa a far vedere una cosa? Perché nel libro te la cavi con una battutina, uno scherzo, fai capire che sei paradossale, che stai facendo un poco il giocoso, in, tra virgolette. Però in un film come fai a fare queste cose qui? Quindi insomma c'erano un sacco di problemi, e quindi io capisco bene che gli sceneggiatori e il regista abbiano risolto la cosa come l'hanno risolta, cioè l'hanno risolta un po' a modo loro, e... però secondo me l'hanno risolta. Ecco, questo adesso non voglio avanzare. No, poi non vogliamo anticipare troppo. Tra l'altro il libro è ambientato a Napoli, mentre il film è ambientato in Belgio, e ci sono anche dei... Poi Scamarcio, che è, che è un bellissimo, insomma, ragazzo, un bellissimo uomo, è anche ricorso a dei... C'ha un codino, c'ha uno strano tatuaggio lungo sulla schiena, insomma, ha cercato di rendere questo personaggio fosco, perché poi lui è un super bello, quindi forse... Ma nella tua... Perché tu sei anche un appassionato di cinema... ti vengono in mente dei film tratti da libri celebri che li abbiano... perché il libro c'ha una cosa, che ci fa viaggiare con la fantasia, e quando il libro ci colpisce ed è famoso, il film può essere una delusione terribile, perché poi tu il personaggio te lo sei immaginato in un altro modo, o comunque impone delle cose. Per esempio Il Gatto Pardo, un film famosissimo, è molto fedele al libro, salvo che taglia tutta la parte finale, cioè quando il principe, nel romanzo il principe effettivamente muore, invece per chi abbia visto il film c'è la scena finale del ballo in cui si suggerisce la morte, la decadenza del protagonista. A te vengono in mente dei film che hai amato o non amato, tratti da romanzi o famosi? Mi piacque molto, per esempio, un film che è tratto da un libro di Piero Chiara. Il libro si chiamava, se non sbaglio, Il Buon Garzone, però non sono sicurissimo che fosse quello il titolo. E se ne fece un bel film. Ecco, quello è uno degli esempi di film che mi è piaciuto molto. Era diverso dal romanzo, perché sicuramente doveva affrontare delle cose in maniera diversa, più scanzonata, e ci riuscì benissimo. L'unico esempio di film tratto da romanzo che mi sembra assolutamente pedissequamente coerente con le linee guida del romanzo è Il Padrino, nel bene e nel male, perché certamente Il Padrino è un libro, è un film discutibilissimo, cioè discutibilissimo, dico, dal punto di vista intellettuale. Però effettivamente Il Padrino, io l'avevo visto il film, e mi ricordo che quando ho letto il libro, e quando ho visto il film ho detto: questi come hanno fatto, accidenti, a rendere tutto quanto paro paro, e a renderlo così ero ragazzo all'epoca, avevo 14 anni, però rimasi molto molto colpito da questo fatto, stupendomi di come fossero riusciti a trasporre così fattivamente ogni minimo dettaglio, anche il più imbarazzante del libro, nel film. Però a parte Il Padrino, ecco, quest'altro esempio che facevo del romanzo di Piero Chiara, effettivamente è difficile individuare dei film tratti da libri che siano fedeli.
come fai a far amare un personaggio che parte abbastanza schifoso e poi invece tu veramente fai il tifo per lui e sei appassionato a quello che gli accade? Ma io spero che questa parola, questa frase che usi tu renda abbastanza l'idea, dal mio punto di vista, cioè che sia sufficiente ad assolvermi come autore. No, lo dico, no, spero che sia come tu dici, nel senso che certamente il personaggio è malvagio, è vile, però io penso che si fa il tifo per lui perché si comincia a capire che forse vuole salvarsi.